Il nostro Andrea Molino. Vai Andrea. Sì, allora. Buonasera, un altro vertice di centrodestra, la maggioranza ha avuto i voti alla Camera, domani lei dice se non ha 161 voti, la maggioranza assoluta al Senato, Conte dovrebbe dimettersi. Ma guarda, in tutta onestà ero al telefono col governatore del Friuli Venezia Giulia. Non partecipo alla caccia al senatore per le vie di Roma, la promessa mirabolante di una poltrona alla Mastello e alla Scilipoti. È finita una riunione fra governatori e Stato sul tema scuola. Oggi hanno ributtato in classe sugli autobus e sui treni 600.000 studenti senza garantire le condizioni di sicurezza necessarie. Oggi hanno confermato il versamento IVA relativo a dicembre dell'anno scorso per tantissimi imprenditori che non hanno incassato una lira, quindi sto cercando di risolvere nel mio piccolo problemi concreti. Poi cosa fa Conte, si dimette, non si dimette, lo scopriremo domani. Ma il centrodestra ogni volta esce compatto da questi vertici, sì. Ce n'è un altro domani mattina alle 8, ma lei sente degli scricchioli da qualche parte? Le risultano offerte? No, io sento offerte. I rumori delle arrampicate sugli specchi da parte di chi voleva abolire i senatori a vita e domani va a mandare gli elicotteri in giro per il mondo per portare in aula senatori a vita che non sono mai venuti in aula a votare. Però ripeto, il paese sta vivendo tali e tanti problemi, c'è la maratona, ecco. Sì, sì. Queste situazioni sicuramente galvanizzano il buon direttore Mentana che dopo la vittoria sulla Juve di ieri ci infila la maratona e quindi è una doppietta nell'arco di due giorni, però posso garantirvi che non riempiono di gioia me e penso che rompano le scatole a milioni di italiani. Se Conti ai numeri va davanti, se domani non raggiunge la maggioranza, cosa che non raggiunge, Berlusconi in passato in una simile occasione si dimise. E quindi speriamo di non tirare a campare per altri mesi così, perché avete non è che puoi andare avanti formali a raccattare senatori che convinci. Sì, sicuramente, però vediamo i numeri. Qualcuno dice la notte porta consiglio, ormai si dice la notte porta poltrona, qua stanno promettendo, alcuni hanno parlato direttamente con me, mi hanno detto Matteo, mi hanno promesso il ministero, mi hanno promesso il sottosegretariato, mi alcuni hanno promesso... della Lega, non della no, Lega. No, non della Lega, alcuni dei cosiddetti senatori responsabili, trasformisti, volenterosi, complici, chiamateli come volete, io stanotte non chiamerò nessuno per offrire niente a nessuno. Diversi senatori dei 5 Stelle mi stanno chiamando per manifestare il loro disagio di fronte a quello che è un cambiamento totale del loro approccio politico. Domani potrebbero esserci sorprese. Però io non ho niente da offrire, non ho niente da promettere, quindi ognuno risponde alla sua coscienza, io sono la vecchia maniera e quindi non ho niente da offrire, anche se avessi qualcosa da offrire non lo offrirei. C'è un'idea d'Italia diversa rispetto a quella del PD, con tutto rispetto, che ha un'idea di impresa diversa, di scuola diversa, di famiglia diversa. Leggo sui giornali che qualche cardinale starebbe chiamando per convincere al sostegno a un governo che è quello della liberalizzazione delle droghe, che cancella mamma e papà dai documenti, della pillola abortiva alle ragazzine. Quindi, però io sono tranquillo con la mia coscienza e spero che gli italiani con domani non abbiano più maratone Mentana, ma non perché non sia appassionante, anzi magari dopo arrivo a casa e se andate avanti ancora me ne guardo un pezzo. Però ripeto, oggi il problema per molti italiani non è cosa fa Mastella, era il versamento IVA con soldi che non ci sono, era il prestito in banca da restituire entro 6 anni, che è una scadenza assolutamente impensabile, ed è mandare i figli a scuola domani mettendoli su una metropolitana dove ci sono altre migliaia di studenti, quindi chiudi i bar dopo le 18, ma massi migliaia di studenti sugli autobus, non so quale sia il criterio. Abbiamo promesso di mandarla via subito perché insomma, sì, è stato un certo congelato, quindi se facciamo un'ultima domanda da studio. Sì, dica direttore. Ecco, Salvini, però in questa sua versione gandiana lei è abbastanza rassicurante, anche lei dopo no, la vittoria, dopo i 2 gol di Ibrahimovic, capisco, la vedo tranquillo. E non l'ho vista la partita, direttore. Lo immagino, ho avuto altro, ma appunto per no, questo. Sa, no, non sono tranquillo, sono terribilmente frustrato. Rassegnato. Perché la politica in generale sta dando un'immagine di sé, no, rassegnato mai, rassegnato mai. Non sono le giornate che mi piacciono. Ecco, ma a me scusi, piacciono voi, le giornate in e cui voi non cercate si fa di stare qualcosa in partita? Ci si scontra se serve sulle idee.
Ecco, ma voi non cercate di stare in partita. Se la partita è chi offre di più per comprarsi 3 senatori, io non mi ci metto, ma non perché sia un santo. Sono tutt'altro che un santo. Ho peccato nella vita e peccherò ancora, sono divorziato e non posso fare la comunione. Ma se il confronto è sui temi, su quota 100, sulla flat tax, sui soldi dell'Europa, io ci sono. Se il confronto è venghino, signori, venghino al baraccone del Parlamento, chi offre di più per 3 senatori del gruppo misto, a me cadono le palle. A me cadono le palle. Confesso questa mia debolezza. Ecco, si vediamo l'inquadratura sul volto.